Ciao a tutti, siamo a Conversano, in Contrada Santa Caterina, e stiamo presentando l'ultimo lavoro editoriale di Davide Simeone, Domani mi sveglio presto. E Davide, domani ti svegli presto, che cosa fai? Domani credo che la prima cosa che farò, come mi capita da un po' di anni a questa parte, sarà anche semplicemente essere grato di potermi risvegliare, di poter essere intero, vivo e di poter godere di tutte le piccole cose che negli ultimi anni ho imparato un po' a riscoprire, perché spesso siamo travolti dalla frenesia della vita quotidiana, dal raggiungimento di obiettivi, di canoni di bellezza inarrivabili. Col tempo ho imparato a rallentare, quindi sarà un'altra giornata in cui elogerò la lentezza, la gratitudine e il piacere di godere delle piccole cose. Siamo in Puglia e Cassano diceva il pensiero meridiano, di riportarci un attimo appunto a questa lentezza. E in questo caso il protagonista, no, del tuo romanzo corale, Roberto, intraprende un percorso di vita particolare perché insomma un evento nella sua vita lo ferma, e forse in quel momento capisce tante cose. Il suo percorso ricomincia dopo un lutto e verso questo percorso ricomincia una nuova vita. Nel tuo caso, tu hai intrapreso un nuovo Sì, percorso? io ho viaggiato molto, ho quasi vissuto vite diverse, mi piace a volte raccontarle così. Mi sono trovato a vivere realtà totalmente diverse e a vivere anche diverse versioni di me. Sono stato molto più egoista in passato, sono stato molto più capace di ascoltare le esigenze altrui. Negli ultimi anni, da quando ho iniziato a scrivere di me, anche della mia malattia, ho scoperto il potere terapeutico della scrittura che abbiamo spesso notato, che tutti notiamo, soprattutto quando ci rendiamo conto, anche banalmente tenendo un diario, di come scrivere dei problemi, raccontare i propri problemi, aiuti in qualche modo a rimpicciolirli, a farli più piccoli. Io adesso sono in un percorso di accettazione della malattia cronica con la quale dovrò condividere, ma allo stesso tempo di gratitudine e tolleranza verso tutte le piccole difficoltà, i piccoli limiti che la vita mi mette davanti. E posso dire di essere felice perché ho accettato di essere così come sono. Grazie Davide, il libro di Davide è a vostra disposizione presso la libreria Emmaus di Silvia Serena Perrone, che ha organizzato questo evento, Scrittori in Contrada, con la Proloco che ringraziamo e il patrocinio del Comune di Conversano. Naturalmente ringraziamo Francesco Rizzo di Scaffale Web, Libri in Streaming Tony Vinci, Mimo Donghia della Vipera e naturalmente Anna Maria Pellegrini di Radio Amicizia in Blu, dove trovate le nostre interviste. Ciao a tutti, Grazie. ciao!